C'era una volta, sulla magica isola Calamaio, una coppia di fratelli di nome Cuphead e Magmen, che vivevano sotto lo sguardo attento e affettuoso del saggio nonno Bricco. Un giorno i due birbanti si allontanarono di casa e, contro i molti moniti di nonno Bricco, s'avventurarono nei bassi fondi, fino al casinò del demonio. Una volta dentro, Cuphead e Magmen vinsero una partita di dadi dopo l'altra. Acciderba! Esclamò Red Dado, il losco direttore del casinò. Ma tu guarda che campioncini! Bella partita, ragazzi! Commentò un nuovo arrivato. I fratelli erano sbalorditi. Era Satanasso Pigliatutto, padrone del casinò. Che ne dite di alzare la posta? Suggerì con un largo sorriso. Vincete ancora un tiro e tutti i tesori del casinò sono vostri. Tuonò Satanasso. Perdete e mi piglio le vostre anime. A far fatto? Accecato dai sogni di ricchezza, Cuphead annuì e impugnò i dadi. Santi numi, Cuphead, no! Urlò Magmen, che aveva intuito il pericolo. Ma era troppo tardi. Doppio uno! Sghignazzò Satanasso colpendo il pavimento. Hai perso! I fratellini tremavano tutti mentre quel demonio incombeva su di loro. Ora, riguardo a quelle anime... I due presero a supplicarlo. Ci sarà pure un modo per ripagarla, balbettò Magmen. Sì, ve ne prego, aggiunse Cuphead. Forse sì, sghignazzò Satanasso estraendo una pergamena. Ho qui una lista di debitori morosi. Raccogliete le loro anime per me e potrei risparmiare voi tazzini. Ora filate! Ruggì Satanasso scalciandoli fuori. Avete fino a domani a mezzanotte per raccogliere tutte le loro anime, altrimenti mi piglierò le vostre. Cuphead e Magmen fuggirono a perdifiato, spaventatissimi. Forza, Magmen! Ansimò Cuphead. Dobbiamo trovare nonno Bricco, lui saprà cosa fare. Aspettate, ragazzi! Grazie al cielo vi ho raggiunti! Penso di aver trovato una via d'uscita da questo gran pasticcio! Che bellezza, davvero? Vi fate sempre più forti! Presto, quel malnato di Red Dado non vi farà un baffo! E forse neppure Satanasso! Perbaccolo, credi davvero? Sì, signori, ma non vi avvicinerete mai a Satanasso finché non avrete quei contratti per l'anima in pugno! Solo allora potrete rendergli pan per focaccia, e quando sarà il momento, fate la cosa giusta. Quelle tazzine sanno il fatto loro, devo ammetterlo, stanno facendo polpette dei debitori. Visto, sapevo che quei soldi di caccia avevano qualcosa di speciale. Non saprei, capo, quei due hanno qualcosa che non mi convince. Non temere, Dado. Se s'azzardano a giocarci un tiro, ci sarò io ad attenderli. Guarda, guarda, ci siete riusciti davvero, però mi avete fatto perdere una scommessa. Già solo per questo potete scordarvi di vedere il capo. Prima faremo un giochetto. Bene, bene, quanto cammino avete fatto! Non solo avete messo in riga quell'inetto di Red Dado, ma avete i miei contratti come patuito. Date qua e unitevi a me. Schivate i debiti come gli altri, eh? Ora vi insegno io cosa succede a chi rompe i patti. Siete nelle mie grinfie adesso. E passeremo un tempo davvero indiavolato qua giù. I fratelli avevano trionfato sul demonio in persona. Accettiamo la tua resa, Satanasso! Rise Cuphead. Ma manca ancora una cosa.
Cappe e Magmen allora distrussero tutti i contratti per l'anima, liberando gli abitanti dell'isola Calamaio dal giogo di Satanasso. Acciderba, non vedo l'ora di dirlo a tutti! Esclamò Cappet. I ragazzi tornarono a casa a tutta birra. Chi arriva ultimo è una tazza bucata! Giunti a casa, i fratelli chiamarono tutti a raccolta. Siete liberi dai debiti con Satanasso! Annunciò Cappet. Quel demonio non ci infastidirà mai più, aggiunse Magmen. Nonno Bricco traboccava d'orgoglio quando tutti iniziarono a esultare. Per Cappe e Magmen! Ipip, urrà! Ipip, urrà! Mentre cominciava un giorno intero di festeggiamenti, i nostri beniamini giurarono di non cacciarsi più nei guai. Almeno fino alla prossima avventura. Ma questa è un'altra storia. Cosa avrà mai spinto Calice delle Meraviglie a venire fin qua giù? Acciderba, Caped, non saprei. Spero che stia bene. Siamo davvero lontani da casa. Per tutte le trottole ce l'avete fatta, ragazzi! Ho una notizia formidabile! E ha a che vedere con questo frollino qui? Date un morso e vedete voi stessi! Ha funzionato davvero! Sono di nuovo viva! Ma io ora sono un fantasma! Che succede qui? È finito tutto sotto sopra! Seguitemi, ragazzi! Posso spiegarvi tutto! Per anni ho cercato in modo di fuggire dal piano astrale, ma niente aveva mai funzionato. Fino ad ora! Ragazzi, vi presento... Vinsimonio Salieri, il più grande cuoco che ci sia! Benvenuti amici, benvenuti nella mia panetteria! Ah, Chalice! Il mio frullino ha funzionato a meraviglie! Le stelle! Sono di nuovo un fantasma! Oh, bella! Alquanto volubile quel frullino! Dolce sapore ma di breve effetto! Ma non vi angustiate, mie piccole tazzine! Ho elaborato una nuova portentosa ricetta! Un solo morso di questo fantastruffolo e avrete il completo controllo del piano astrale! Questo fantastruffolo la riporterà in vita una volta per tutte, senza doverci scambiare di posto o cose simili? Certo! C'è solo un problemuccio. La ricetta richiede ingredienti eccezionali, custoditi dai più temibili nemici. Beh, se il fantastruffolo servirà a riportare Chalice alla vita, allora per d'incibacco troveremo quegli ingredienti! Bentornati, marmocchi impiccioni. Non pensavo di rivederci così presto. Ma ormai è tardi per fermarmi, il fantastruffolo sarà il mio capolavoro! Peccato che non vi abbia mai parlato dell'ingrediente segreto più importante. Un'anima viva! Mentre voi fresconi eseguivate i miei ordini, io ho ghermito una vostra conoscenza. Quando la sua anima verrà cotta nel fantastruffolo, i poteri cosmici del piano astrale saranno miei! Ma prima prenderò quegli ingredienti, poi userò le vostre testoline per servire il caffè.
Cuphead. Che sollievo, stai bene? Quel mannato di un saliere ci ha abbindolati per benino. Orpo, qui vien tutto giù! Usciamo, presto! Ah! No! La mia panetteria! Ben gli sta per averci gabbati. Ma ora che la panetteria è distrutta, non avrai mai quel fantastruffolo, Cellis! Va bene così. Non voglio che qualche povera anima si sacrifichi per far rivivere me. Ma ricordate bene quel che vi dico, ragazzi. Non smetterò mai di cercare. E nel frattempo, se mai vi troverete nei pasticci, vi basterà addentare il frollino per avermi con voi. E poi, che sarà mai un fantastofrollo a paragone di due nuovi amici come voi?